Buondì cari amici della Maratona Veneta, a saluto di guardare la mappa che dopo vi faccio vedere, per parlare questa parola qua. Cosa vuol dire venezian? Chi sei i veneziani? Beh, dal punto di vista della forma, della morfologia, della forma della parola, niente, sappiamo che, come in tante, pensiamo a parola sicilian. Cosa vuol dire? È quello che l'abita in Sicilia, no? Sicilian. Non so, in inglese Albanian, se che sono una N, e cosa viene fuori? È quello che abita in Albania, o Albania, come chi dice in italiano. E venezian? La parola venezian è un demotico, quindi la popolazione che l'abita, su un certo posto. Questo posto è la Venezia. Perché ho detto le la Venezia e non mi ha detto le Venezia? Perché, avanti di tutto, sto termine qua, che neanche ancora paremo, per quei che abita in te a città che ancora neanche chiamiamo Venezia, o in te al territorio che neanche chiamiamo Venezia, nel senso della provincia di Venezia, ecco, in realtà, proprio dal discorso della provincia di Venezia, si neanche che pensiamo bene. E il termine qua, veneziano, è lo stesso termine che si può adoperare e si è gara adoperare per gli abitanti della Venezia, che è la region larga, grande, storica, che acciappa il nome da una popolazione. Se neanche andiamo a vedere, però, prima di arrivare, anche se sicuramente magari capisce capio, veneziano, siccome che si dice in Veneto centrale, anche in veronese, insomma, chi che dopo parla est, chi dice cinque, dice veneziano. Ma qui che dice 5 dice Venezia e dice Venezian, e qui che dice 5 dice Venezian. E ora come sai che si scrive in descrittiva? Così. Venezian e Venezian, qua TH. Per qui che pronuncia la F. E ora, qua che se facciamo un bel gruppetto cosita. Tutto il resto del compagno, venezian, venezian e venezian. Uno può dire cosa che entra a sta tigua in mezzo, questa qua, che sei la z, conforme in che scrittura che tu scrivi, sta qua, la scrittura veneta moderna, descrittiva, di conseguenza la z, la sei questa, la pronuncia la sei qui. Cosa che entra a una t qua in mezzo? Beh, abbastanza facile. Proviamo a catare come che si scriveva sto termine qua, e come che si scrive ancora adesso in certe lingue? Lo scrivo. Venetian, qua T. Perché qua T? Perché un venetian è uno che l'abita in una region che si chiama La Venetia, e sta region che è La Venetia, la è il territorio dove che abita i Veneti. Il territorio che c'è per nome dei Veneti. Dunque, prima di tutto, cambio colore così si vede meglio, forse. Prima di tutto, anche se i Veneti, sto qua è un etnonimo, è il nome della popolazione. Sulla base del nome della popolazione antica Veneti, a segà se narà in zonta, sto termine qua, che diventa un toponimo, cioè un nome del posto. La Venetia è la terra dei Veneti, come che la Sicilia è la terra dei Siculi. No? E la Sardinia, terra dei Sardi. Boh. E qua, dopo, se che sonta sora un altro elemento, un altro morfema, che fa diventare Venetian un demotego, che vuol dire il nome della popolazione che la abita su un posto. Il posto è a Venetia, e a Venetia c'è il nome dei Veneti. Come dire, il paron de casa se i Veneti, la casa se la Venetia, e il Venetian se l'inquin, sostanzialmente, che abita dentro al posto che c'è il nome dei Veneti. E la domanda se, ma ora, perché niente doperemo questo termine qua solo per Venezia, nel senso che il posto che andiamo col treno o con la macchina, dove che sei gondole, per capirsi in mezzo alla laguna, quello è in realtà è Rialto, quel posto là. Niente che chiamiamo impropriamente Venezia, quello. Cioè, in quel tempo si è diventata per antonomasia che Rialto era Venezia, perché era capitale. Un po' come che potremmo dire, non so, chiamare ancora l'Italia, potremmo chiamarla la Romania perché Roma è la capitale. Ma il motivo in realtà è differente nel caso Veneto. Nel caso Veneto il fatto è che, ve lo faccio vedere,
Anticamente il nome Venetia, dunque la terra dove che abita i Veneti, e se comparisto al manco, potremmo dire sui 2000 anni fa. Sta qua, è una cartina, la metto qua, spero che si vede, sì dai, si vede. Dea Venetia et Istria, la region numero 10 dell'Italia secondo il primo imperatore di Roma, Cesare Ottaviano Augusto. Caesar Octavianus Augustus. Bon. E se chiama Venetia perché? Perché viene dal nome Veneti, territorio dei Veneti. Però, scusami, uno potrebbe dire sì, no, se è Venetia perché viene da Venetia, cioè da Venezia, no? Proviamo a cercare dove è Venezia. Ah, no, che è mia Venezia. Ah, no, perché è il tempo dell'impero romano. Venezia, no, che esisteva mia. E ora, perché si può chiamare Venetia? Perché esisteva anche sulle cartine dell'impero romano, continuare in Oriente, il termine Venetica? Perché sarà il territorio dove sarà i Veneti. Progressivamente, siccome che si arriva i barbari, femmina curta, e si era eroso tutto il territorio qua intorno, si è successo che in te cartine, sostanzialmente, tra memoria storica, si è resta che a Venezia era solo che a parte che non era mai stata conquistata dai barbari, perché si era stata sotto controllo imperiale. Per questo che i veneziani, de una volta, che chiamava il suo territorio al Ducatus, al Dogato, che chiamava Ducatus Venetus, no? Perché sapeva che il nome Venetia viene da Veneti. È stato Veneto, si è mai chiamato stato veneziano. Non lo catterà scritto da nessuna parte, si è sempre chiamato stato Veneto. Perché? Perché lui sapeva ben che il suo nome veniva dalla gloriosa storia del nome dei Veneti. Che ne abbiamo già parlato. Ma ora, perché in Veneto, che se ti ha parlato moderna, d'ancò, che se tre varietà interne? Come se è possibile? Intanto perché capita che certe parole abbiano delle varietà particolari come sta qua. Ma solo del tutto perché se niente andiamo vedere e anche la parola in sé che la ha un gruppo dentro importante che è quello della T seguita dalla I e in latino seguita dalla I da un'altra vocale. Se noi confrontiamo questo termine qua con altre lingue intanto subito capiamo che questo che potrebbe essere perfettamente latino e si interfaccia perfettamente con quello che è l'inglese che scrive Venetian e pronuncia Venetian. In sostanza, se vado a Londra, al British Museum, sì, per esempio, che se mi ricordo che c'è la stanza che si chiama Venetian Painters, dunque pittori veneziani, tradusorissimo niantri, propriamente oppure no, adesso lo vedremo. Là che c'è anche Jacopo Bassano, che c'è anche lei, ovviamente, la Bassan, e che l'era. E che sei veronese, che sei, no, sicuramente che sei Tizian, che lei è Cadorin, no, allora, mia da Rialto. Allora, perché che chiama Venetian Painters e non Bellunese Painters? Perché Venetian, parlori, non significa mia veneziana, in tal senso della città di Venezia, ma veneziana, in tal senso della regio, della region, che la si chiama la Venetia, Venetia in inglese. Sui documenti dell'annessione del Veneto all'Italia del 1866, i documenti inglesi, il parla di Venetia, the annexation of Venetia to the Kingdom of Italy. Quello c'è scritto. E il parla di Beun Vicenza Treviso. E ora, in realtà, siamo tutti quanti veneziani perché abitiamo la Venezia, che per capitare, la ga, per un gioco strano della storia, una città che ragazza per il nome del territorio, ma la città in realtà si chiama Rialto. La vera città di Venezia, quei cui si è sestieri, quella si chiama Rialto. E allora dicevo, se noi andiamo in cerca di come che io scrive altre lingue, per esempio, capiamo è spagnolo, che dice che scrive sta roba qua, con la C. E cosa sei che è l'ese? E ora, è l'ese. Se te sì in Europa, è l'ese veneziano. Con la stessa th che se l'ese a Feltre abbiamo. Veneziano. Come che qua diciamo veneziano. E se invece te vai, non so, a Buenos Aires, insomma, in Sud America, dove chi parla spagnolo, sta roba qua, i te dice veneziano, con la S, la stessa S che dopo avremo a Vicenza, a Padova, a Treviso. E ora vedi che se a parole a de suo che aga sto gruppo di derivazione che dal latino ogni lingua si porta avanti a variarsi in maniera diversa. E niente, in sostanza, siamo tutti quanti, si casca il penareo, tutti quanti veneziani. Anche a Pancò, che abbiamo fatto, vedete che metto su qua, così. Ci vediamo domani. Spero che vi sia piaciuto questo video qua, non sia particolare.
Ma la parola la sei importante, e che torneremo sopra un altro Venere, probabilmente, per completare il ragionamento e capire da dove che viene fuori questa parola e soprattutto dove che ha senso di andare avanti. Boh, è un fia lunghetto, un 10 minuti, ma insomma, quei che voleva. Boh, ciao, Tosi, ci vediamo domani.